allora, vai, allora dobbiamo portare un bicchiere al nostro Vitale. Allora, Vitali? Vitali. Guarda, abbiamo denunciato una Vitale proprio l'altro ieri. L'altro giorno che si chiama Vitale. Ah, sì. Ma noi siamo Vitali. Noi siamo Vitali. Allora, io non ero venuto qui per prendere la parola, però siccome il vecchio amico Leone Zagami, ecco Leone, mi ha invitato, allora 3 o 4 parole ho piacere di dire. La prima, visto che non mi sembra di aver sentito tra i vari come intervenuti un accenno di carattere politico e sociologico, è bene che venga detto. Anche perché il signor Trump, io lo chiamo Trump giustamente perché è scritto Trump, non credo per fare nessuno dovrei chiamarlo Trump, io leggo quello che c'è scritto, che dici tu? No. E quindi lo chiamerò sempre Trump. Il signor Trump ha vinto per una scelta di marketing. Ricordiamocelo bene, è un uomo di marketing e ha fatto una campagna elettorale basata sul marketing. E siccome il marketing parte da una analisi della realtà sociale, attenzione a quello che voglio dire, il signor Trump partendo da zero, io ricordo che a luglio aveva l'1% di probabilità di essere eletto, e quando mi dissero che lui aveva scelto come target la società civile, ho capito che avrebbe vinto. E l'ho detto, è documentato, se voi andate nei nostri blog, alla Mediterranea Accademia della Libertà, voi vedete che io l'ho già detto a luglio. Ma questo cosa significa? Significa un elemento fondamentale. La società attuale è sempre la stessa. La componente economica creativa della società attuale è la stessa. Hai voglia che dici che allora è la sovrapposizione finanziaria che ha distrutto questa società volutamente, che è una sovrapposizione. Ci sono queste persone che si sono inserite a capo del mondo secondo un progetto partito esattamente 3.000 anni fa, e diciamolo per Dio, 3.000 anni fa, un progetto di dominio che loro hanno creduto di poter portare avanti, e gli è crollato come crolla sempre quella tipologia di progetto di dominio mondiale, e attraverso l'unica forza che loro hanno a loro disposizione, che è la finanza. Bene, la società non è asservibile totalmente alla finanza, perché la struttura creativa della società, il lavoro professionale e creativo è lo stesso, l'umanità è la stessa, e il progetto di dominio mondialista e globalista dei neocons è destinato a fallire. Noi abbiamo un esempio di una persona che ce l'ha fatta, perché ha fatto quella tipologia di scelta. Allora, o noi prendiamo in considerazione questo fattore e lo proseguiamo, o non possiamo accontentarci della vittoria di Trump, perché sarà una vittoria marginale e momentanea nell'evoluzione storica. È tutta lì la questione. O prendiamo spinta tutti noi e ci inseriamo, tenendo conto che anche in Italia, la società italiana, anche con le grandi capacità che hanno gli italiani di carattere creativo, è una società composita dove c'è il lavoro di tutti. Il lavoro va riabilitato, va ristrutturato, è il lavoro che deve stare ai vertici e non la finanza, per Dio! Questo testo di cazzo! Ecco, ancora che gli reggi la poppa a quest'età, grande stima! Vai. Questo testo di cazzo, che pensavano, immaginate! Andrea! Un idiota integrale come Matteo Renzi, che pensa di affidare
una riforma costituzionale a una cazzata di una università periferica. E pretende, tirando fuori la scusa, no, che avrebbe risparmiato qualche soldo, quel delinquente era solito che sapeva i soldi tutti i giorni. Andassero a rispondere a questa mascalzone, no? E le mandrache che stanno con noi, andassero a rispondere ai nostri concittadini che stanno sotto la rete. Andassero a rispondere a questa gente. E fai fare un brindisi di nuovo a tra. Allora, ho detto queste cose, vi faccio soltanto vedere, e con questo concludo, lo so portato. Brindisi a tra. Basta con i superuomini, basta con gli eroi, l'uomo comune, il cittadino è al centro del potere. Voglio farvi vedere il documento, questo è importante. È un documento del 1980, la rifondazione dello Stato e la nuova Costituzione, questa è stata un'assemblea. Ovviamente passata completamente sotto silenzio, perché la riforma della Costituzione la doveva fare l'idiota di turno, cioè Matteo Renzi. Allora, queste sono le cose che dobbiamo riprendere in mano: ricostituire una Costituzione, creare un'assemblea costituente sana e dare al lavoro manuale, intellettuale e morale il massimo dell'importanza e creatrice, ovviamente, mettendo completamente in disparte e possibilmente confiscando